questo l'ha progettato un genio. O apri un cassetto o apri l'altro. Tutto e due non è possibile. In più c'è il problema che la maniglia dell'altro cassetto non ti permette manco di aprirlo del tutto. Genio. E dai, e dai, e dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo. Ci sono persone che hanno solo un compito da svolgere e riescono comunque a rovinarlo. E la cosa incredibile è che spesso manco se ne accorgono di aver fatto un disastro. Per loro è normale. Tutto a posto. Anzi, pensano e dicono: hai visto? Ti piace? L'unica domanda a questi errori è: perché l'hai fatto? Ma prima, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. In queste confezioni di cartone c'è proprio scritto non impilare. Vabbè, qui chi l'ha fatto o è analfabeta oppure sta disperatamente cercando di licenziarsi. Qui non lo so come sia possibile. Cioè, non è che la copertura del cioccolato si è sciolta ed è andata a finire in basso. No, qui proprio l'hanno fabbricata così. Cioè, te capita uno su un milione. Questo potrebbe far innervosire qualcuno. Il mattoncino rosso voglio mettere qua. Sì, un po' di creatività. Ma essere così schematico. Non chiamiamo il carro attrezzi per far spostare l'auto. Io devo lavorare. Faccio prima a far così. Chiamate su. Qualcuno ha dimenticato qualcosa. Vabbè, si risolverà la prossima asfaltata. Che bello quando tu puoi scegliere il messaggio del biscotto della fortuna. Lavoro ben fatto. Sì, sì, perfetto. Sottop. Qui c'è stato un attimo di distrazione. Oh, ormai è fatta. Cioè, quello che passa con l'auto, a parte ci mette qualche secondo in più per interpretare la scritta. Poi nel frattempo si fa una risata, è passato, non ha rispettato lo stop e... Maria Antonietta, sei tu? Qui puoi scegliere con gli occhi dritti oppure strabico. Io sceglierei lo strabico, gli si vuole più bene. Non stiamo a badare i dettagli, dai, ormai è fatta. Oh, ci ho messo 2 ore a montarlo con la gru, mica stava a appiccicare la figurina. Questo ha tosato l'erba senza manco spostare il cono. Ed è venuto fuori un troll. Questo telecomando può farti scapocciare. A sinistra c'è la freccia a destra e a destra c'è la freccia a sinistra. Ma è impossibile che azzecchi la direzione giusta. Oh, ormai è fatta, l'hanno fabbricati così sti telecomandi. Non so se questa cosa è stata voluta o se è un'operazione di marketing. Comunque buon San Valentino a tutte. Aperto 9 giorni a settimana. Qui si lavora intensamente. Allora è successo questo. Qualcuno ha dato questa pennetta USB con dentro l'immagine da stampare per la torta. Probabilmente al nonno o alla nonna. E lo ha mostrato al pasticcere e il pasticcere ha direttamente stampato quello che ha visto con i suoi occhi, cioè la chiavetta USB. Beh, questa ditta di abbigliamento saprà fare le magliette, ma in quanto a geografia siamo un po' confusi, eh. Questo si è accorto solo alla fine di aver dimenticato la C e l'ha appiccicata qui. Oh, se ne sarà accorto solo alla fine e si sarà detto: boh, secondo te sposto tutte le lettere per una C e che so, un co***o. Poi è perfetto perché questo è un college di architettura e pianificazione. È stata una pianificazione perfetta. Anche qui io devo fare chilometri di strisce, mica posso perdere tempo a spostare le cose che ci stanno in mezzo. Anche la cacca resta lì, io ci vado sopra. L'estate quando c'è afa può essere comodo sedesse qua. È il posto perfetto per metterci una panchina. Oh, a pausa pranzo mi sono persa la forchetta. Ah, ecco dove era finita. Sì, si installa così a tavoletta del cesso. Questo è il verso giusto. Se te faccio installare un mobile di casa, mi era sincope. Questo che ha scritto l'articolo del giornale o si è addormentato mentre stava a digitare. Oppure anche qui è un modo semplice e chiaro per cambiare lavoro. Questa voleva fare una sorpresa alla mamma con questo pacco e hanno riportato nelle istruzioni di consegna quello che la ragazza ha scritto. Così non è più una sorpresa, è una festa sorpresa per mia madre e viviamo insieme. Quindi per favore la scatola non può sembrare ovvia, sono forniture per le feste. Tranquilla, ci pensiamo noi al nostro mestiere. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Dare spazio ai ciclisti. Sì, però pure te che ci hai messo in mezzo. Qui c'è scritto acqua e qui invece abbiamo vino. Oggi Gesù ha fatto il suo lavoro. Lunghe cose gialle. A uno gli veniva la parola banana, capita? Come si chiama quella cosa lunga? Gialla, dai! A Natale compri un bel pupazzetto di cioccolata. Apri e ci trovi un coniglietto. Vabbè, oh, pure le aziende devono riciclare le cose da Pasqua. Sì, hai installato bene. Il cesso si mette dove non c'è la porta, a vista di tutti. Mentre invece l'orinatoio con la porta chiusa. Quando il tombino non c'ha voglia di lavorare. Tutto allagato, tranne qui, dove non c'ha l'acqua. Per oggi è tutto. Devo dire che questi disastri non sono poi così surreali come sembrano. A me nella realtà mi è capitato di vederne di simili. La cosa curiosa è che alcuni di questi richiedono molto tempo per essere realizzati. Ma sembra che chi li ha fatti se ne accorga solo alla fine. Oppure se ne accorge work in progress e dice: scrivetemi nei commenti se anche a voi vi è capitato di vedere queste piccole opere d'arte in giro. Scrivetemelo che poi magari vi leggo in un video a parte. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Babulè! I can be so much better.